Benvenuti ragazzi su Nubase. Oggi riprendiamo su Rayman Legend, la fiesta dello Smartos, e vediamo che ci aspetta. Sì, sboccate tutto perché io ho tutti i loom del mondo. Mondo papero. Stiamo male. Oh! E quindi divento un pollo, già dal titolo. E quindi posso solo dare testate e planare. È una vita un po' triste essere un papero. Cosa, cosa? Dimmi, nuovi poteri? Ah no, mi aiuti, giustamente. Almeno tu mi aiuti. Ah, devi mangiare. Grazie mille per il tuo aiuto. Qui deve essere precisi. L'ho mancato. Ok, l'ho preso. Ok, devo andare qui in alto. E lui mi apre il passaggio. Apri tutto e poi si richiude. Ci sono le spine qua. Merda. Devo andare là sopra. Guarda, se tu mi mangiassi. Sì. Così, così e così. Va bene, l'ho presa. Cazzo, si è complicato. Addio, piccoli Loom. Così era meglio, però. Olè. Devo stare attento perché lo stronzo non è che gioca del tutto a mio favore. Cosa, cosa? Yes! L'ho presa. Aspetta, qui c'è una porta segreta 100-100. Ah, no. Però. Ci ho guadagnato dei loom. Ok, minchia, devo salire là sopra. Yes. Me la devo fare da papero? No. Non da me. Oddio, sei difficile. Ah! Aiuto! Brava, è arrivata da me. Aspetta che lo rifaccio, non ho capito. L'ho fatto completamente a caso dopo 50 minuti, ma l'ho fatto! Dammi tutto, sono stato bravissimo! È difficile giocare da pollo, ed è solo il primo livello e già mi sono rotto il cazzo! Magica. Io devo avere paura, perché... Aspetta, aspetta, devo passare da sotto, tanto non mi cade in testa. Va bene. Dice, ora come merda ci arrivi là sopra? Bella domanda. E niente, ho perso tutto. Qui. Qui. Vabbè, io continuo da sotto ormai, non è che posso farci niente. Piano. No, lì c'è una gabbia. Vabbè, ma giocare così è una cosa bruttissima. Si rifà? Ma ce la faccio? No? Ok.
Ma io faccio cose completamente a caso, ragazzi. Corro, corro. Ok. Yes. 1, 2, 3. Aspetta. Stai buono! Stai fermo! Ok. Mo' puoi saltare. Perfetto, sono stato un genio del male. Poi mi metto qua. E poi salto. Ecco qua, fatto. Risolto. Ma perché vi dovrei infastidire? Me ne vado, ciao. No, devo scivolare piano piano. I biscotti mi ammazzano. Così, toccandomi. Ciao, me ne vado. Ok. Porta segreta. E il problema è farlo da pollo, non è la porta segreta. E io come dovrei salire? Che figura di merda. Cade tutto quello che deve cadere. No, posso salire da qua. Stronzo che non sono altro. Sali però. Ok. Dovresti salire prima che si ricrea il tutto. Allora, prima qua. Cade tutto, cade tutto. Dovevo andare dall'altro lato. Che prontezza di riflessi incredibile. Avevo il cuore, potevo ancora continuare. Sono stupido, ragazzi, sono stupido. Sì. Prima qui. Eccolo. Yes. Vabbè, non lo commento, ragazzi. Sto zitto. Devo rimanere in silenzio perché è una vergogna quello che ho fatto. Tanto ti posso saltare. Rosa. C'è una gabbia? Questa è stata rubata. Guarda. Nel tuo permesso, io entro. Tutto in pace. Ah, sono lì e passo da lì. Passo da qua. Passo da lì. Passo dove dici tu allora, dai. Perché sono stupido? Ok. Piano, 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 piano. Minchia, perdonami. Ma che mi ha toccato? Dai! Oh, grazie a Dio. Così. Così. Yes, yes, yes! Sia fatta la tua volontà! Ce l'ho fatta! Che è livello brutto! Ok, e questa è fatta, ti prego, mai più pollo. Mai più pollo. Dobbiamo i livelli perché sono fortissimo. Sì, non mi interessa. Puzzo marcio. Come posso rifiutare? Buono. Almeno non sono un pollo, già è positivissimo. Cade tutto. Oh, come ce l'ho fatta, ma sento gabbie. Ho preso, non mi interessa più niente della vita. Allora. Usa per cambiare dimensioni. Oh, dentro l'anguilla. Questo è un trucco di classe. Mi è piaciuto tantissimo. Merda, ti prego! Vaffanculo! Essere piccolo
Non è proprio un vantaggio. Vaffanculo, sgusci via come un'anguilla. E qui? E qui? Andate a fare un culo. Fammi tornare grande, grazie. Rompo tutto. Porta segreta? Completamente a caso, ma... Yes. Divento grande. Rompo tutto. Pulita, liscio come il burro, visto come ci volevo sopra il burro. Vado. Perfetto, grazie mille, vado. Addio. Devo per forza diventare piccolo. Oh, era un segreto. Scusa, rimandami là. Ma che cazzo c'è di segreto in una mela marcia? Ho un numero normale. Dove l'ho sentito? No, aspetta. Qui c'è un buco. E lì c'è un altro! Devo andare lì. Guarda qui. E poi posso uscire da qua. Allora voleva entrare da lì, scusa. Ciao, verme. Ma loro mi aiutano, quindi. Yes. Guarda, vado avanti ormai. Dici che se continuo a salire forse qualcosa trovo? Se riesco. Ma forse dovevo salire a prescindere. Allora chissà quante cazzo di gabbie ho perso. E niente, divento grande. Ah no, ancora più piccolo. Merda, questo è un problema. Basta diventare piccolo, io non... Qui? Ok. Ci saranno buchi? Ma non da qui. Ah no, si levano, si levano. Grazie, forza di gravità. Ma io devo andare di qua? Ringraziando il Dio, sì. Qui c'è una porta, che è? No? E io sto improvvisando, ragazzi. Non so più dove sto andando. Cosa sto facendo della mia vita? Non so più niente io. Sì, mi sa che la scenografia che scende, quindi basta, me ne vado. Capisco essere coglione, ma se me la metti così easy che posso salire qua. Guarda. Vabbè, devo essere piccolo, è un segreto, ma chi se ne frega? Ci andava di qua, per esempio, ma visto che so che cosa c'è qui, io sono più furbo. Ok, sali qua. Cosa fai? Cosa fai? Yes. Olè. Devo scendere senza farmi triturare male. Guarda di qua. Olè. Finish. Va bene, ho saltato delle robe, ma va bene. Questa è fatta. Ho perso un sacco di tempo. Grazie mille. Salva Estelia. Io sono curioso adesso di vedere che cazzo. Guarda, è lo stesso personaggio con abiti diversi. Scappa, scappa. Va bene. È molto western. Mi piace. Non tanto western, ma.
Scusate. Hola? Yes! Vado, vado, corro, corro. Guarda i livelli come si fanno da soli. Bellissimo. E che cazzo sai tu? Uno, due, tre. Scendo. Salto. Merda. Dai. Dai. Quanto ho rallentato. Hop, 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 hop. Ok, via, via. Non dovevo dare il colpo d'elica. Dai, è fatto. Ah, primo colpo comunque, sono fortissimo. Anche loro. Questa principessa del mondo fissa dello smart è stata solita fare festa tutto l'anno. Ma è stata la prima a ribellarsi quando la sua terra è stata invasa. Ha delle tette assurde. A differenza delle altre, penso. Però, vabbè, cazzi tuoi saranno, ok? Vado. E niente, ragazzi, il cuore di panna ce la faremo da pollo. Che palle! In un prossimo episodio, io al solito vi ricordo di lasciare un bel commento, mi piace, in descrizione troverete tutti i miei social. Per adesso, se vi contenuti del canale vi piacciono e volete iscrivervi, iscrivetevi pure, è gratis, non costa nulla. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!